Ciao a tutti, sono Giuseppe Chiodi, autore, blogger e coach narrativo. Per chi non lo sapesse o chi non se lo ricordasse, il mio blog è immersività.it e benvenuti a un nuovo video sullo storytelling di Final Fantasy X. Questa è la seconda parte. Eravamo rimasti a, diciamo, l'attacco di quella creatura alla città di Tidus, il protagonista. E questa creatura ha detto l'altro personaggio che è comparso, Auron, ha detto appunto che questa creatura si chiama viene chiamata Sin. Questo è tutto quello che sappiamo e adesso siamo sperduti in mezzo a delle rovine in questa sala grande. Quindi procediamo subito e iniziamo questa seconda parte. Eccoci qua. Vuoi caricare i dati? Sì. Allora, eccoci qua. Eravamo appena entrati. Non sappiamo ancora dove ci troviamo. Osserva i resti di un falò. Qualcosa di infiammabile. Cerchiamo questa cosa infiammabile. Come se ricordate, avevo accennato al fatto che Tidus adesso è solo perduto in queste rovine e non sappiamo se si tratta di un sogno, se si tratta della realtà. Io neanche lo ricordo perché, come già vi ho detto, ho giocato a questo gioco molto tempo fa. Ho ottenuto fiori secchi, questi sicuramente possiamo usarli per bruciare quel falò, per fare un fuoco. Ecco come pensavo. Gran pozione. Quando ci sono percorsi alternativi in un gioco lineare come questo, state sicuri che ci sarà qualche premio alla fine di quei percorsi, altrimenti non avrebbe senso. Questo, infatti, ho già accennato a questo, ma per quanto mi riguarda è uno dei migliori, se non il miglior Final Fantasy dal punto di vista narrativo, però è stato comunque molto criticato per la sua linearità. Ah no, ci vogliono le pietre focaie. Per la sua linearità. A differenza di molti altri Final Fantasy che, diciamo, non sono proprio dei giochi aperti, non lo sono mai stati, soprattutto nel passato, però davano più libertà, soprattutto nell'esplorazione, da un certo punto in poi, cosa che questo Final Fantasy non dà mai, perché non si apre mai come quei giochi in passato. Allora, qua non c'è nient'altro. Ecco. Facciamo così. La comodità della remaster. Quando uno non vuole perdere tempo. Cos'è che voleva? Due pietre focaie. E dove troviamo queste pietre focaie? Ah, qui c'è un altro passaggio. Bloccato, sembrerebbe. Tutto un po' scuro, forse dovrei aumentare un po' la luminosità. Tornare indietro, non credo che possiamo tornare indietro. Ah, possiamo. Ma osserva. No, non vuole osservare. Ecco, pietre focaie. Sarà uno scherzo accendere un fuoco così. Come no? Tu sei affamato, ma qualcosa ci osserva. Food.
do you want? It was a bad call. Your team lost because of you. You came to say that? It's been 10 years. I thought you'd be crying. Who? Me? You cried. Piccolo flashback nella memoria di Tidus. E c'era Auron, quindi come già avevamo supposto, come già aveva fatto intuire il gioco, i due si conoscono da tempo. Sono passati 10 anni da qualcosa che è successo di evidentemente luttuoso nella vita di Tidus. Potete già immaginare cosa sia, abbastanza evidente in ogni caso. Just hold on, I'll get more wood. Approfittare dei momenti in cui il personaggio diciamo dorme, oppure semplicemente sta riposando in dormiveglia, oppure si sta solo assopendo, oppure diciamo sta riflettendo molto profondamente, eccetera, per inserire un flashback, per inserire un ricordo molto forte, così forte da sembrare vivo, diciamo, una cosa funzionale, classica, che si è sempre fatta, si fa, e che funziona sempre perché è il momento giusto in cui, diciamo, fare questi piccoli incisi, sia per non spezzare il ritmo, che comunque in quel momento è rallentato per ovvi motivi, oppure in quel momento si è fermato perché la vicenda magari si è fermata essendosi il personaggio magari addormentato, no? Ma è anche un buon momento a livello proprio narrativo, perché è un momento in cui il personaggio effettivamente può in modo verosimile avere o un ricordo del genere così introspettivo e intenso, oppure ancora di più un sogno, no? Sotto forma di flashback di quel ricordo. Quindi è sicuramente il momento migliore, una cosa che anch'io faccio spesso. Se devo inserire un inciso, un flashback che riguarda il passato del protagonista, per esempio lo faccio quando il protagonista si assopisce, quando è solo e appunto pensa così ardentemente ai suoi ricordi e cose del genere. Addio Tidus. È stato breve ma intenso. È bello che il mostro non attacca più. Sei immobilizzato. Granata. Quegli oggetti come granata hanno degli effetti speciali in battaglia. Per servirsene, selezionare l'abilità usa alla voce qualità della finestra comandi. Usa granata. Un'azione rapida. Come anche usare gli oggetti. Sembra che anticipa il turno del personaggio. Rispetto a un attacco. Sì. Perché non smitragliare questa creatura invece di affrontarla faccia a faccia, corpo a corpo, comunque usando, sprecando delle granate? È così potente? Questo personaggio è molto rapido. Ok, non voglio morire, quindi usiamo una pozione. Se rubassi granata, usiamola subito. Queste sono le tipiche schermate di fine battaglia dei JRPG, dei giochi di ruolo giapponesi.
Wow. Molto diversa senza occhialini. Hey, let me go. Redek Drak. Fin, Irisa, check your car. Walk, it's a coup. Gamed? Fed! Trivet a Grisa! Grounia, Drakisha Tail. Ethan Petit, Papu Naked for Drick. Kuno. Che gli avrà detto dormi, penso, proprio la battuta più scontata che potesse essere, immagino, anche se chiaramente questa lingua ci è sconosciuta per ora. Questa è una cosa che di norma non si dovrebbe fare. Inserire dei dialoghi interi, delle battute intere in una lingua incomprensibile per il fruitore, no? Che sia lo spettatore, che sia il lettore. Che, perché sta balbettando il mio? Hey, that hurts! Usujek, rain! Wow, ok. Che stile. Right, whatever. Tui hood kabeg? I said I don't understand. Akumala! Fed! He said you can stay if you make yourself useful. You understand me? All right, I'll work. Dicevo, è solitamente una cattiva idea, perché comunque anche se le battute o i dialoghi in questione non sono particolarmente importanti o non lo sono per niente, comunque il fatto di, diciamo, rendere impossibile al fruitore capire quello che viene detto di solito provoca una certa frustrazione. I lettori, adesso chiaramente sto parlando di storie scritte, quindi di romanzi, ma in generale il pubblico, no? Gli spettatori, i lettori, eccetera, hanno sempre un po' questa mania del controllo, molto spesso, di dover capire anche cose che non dovrebbero capire, anche cose che non sono importanti. Non dico che, che non accettino i misteri, perché li accettano, e come, i segreti, i misteri di solito stimolano molto il pubblico in generale, però una cosa sono appunto i segreti e una cosa invece è capire il senso, capire le motivazioni, per esempio, no? O capire intere battute, interi dialoghi, e quindi anche il senso di quelle battute, il senso di quei dialoghi. Questa cosa fa di solito, infastidisce moltissimo lettori, pubblico in generale, eccetera. Proprio per questo motivo, perché il fatto che qualcosa di così importante, anche se in realtà non lo è, ai loro occhi comunque importante, sfugga al loro controllo, alla loro conoscenza, provoca questa sensazione. Mi è capitato, capita spesso, soprattutto quando si scrive, per esempio, anche in dialetto, no? Cose del genere. Poi i lettori si lamentano che non hanno capito, oppure che hanno capito solo in parte, anche se magari appunto quelle battute erano state inserite in quell'altra lingua, in quel dialetto, eccetera, proprio perché non erano così importanti, no? Però, come ho detto, è una cosa che infastidisce in generale, quindi uno dovrebbe cercare di evitarlo. Vabbè, in questo caso ci sono delle ragioni anche nella meccanica del gioco che adesso non posso stare a svelare, però in generale è una regola che bisognerebbe applicare per non vedere poi queste critiche, non veder fioccare critiche e giudizi negativi per questo motivo, no? I personaggi aumentano le proprie capacità attivando le sfere nella sferografia. Vediamo come si usa. Entra nella sferografia dalla voce sviluppo del menu. Il cursore indica la posizione del personaggio. Muovi il cursore con sullo schermo in alto noterai che in alcuni spazi è possibile aumentare la difesa fisica. In altri apprendere abilità. Questi spazi contengono le somatosfere. Attivando le somatosfere i personaggi si sviluppano. Per attivarne una bisogna spostare il personaggio vicino ad essa. Proviamo. Premendo C,
Il cursore torna sul personaggio e sullo schermo appare una finestra comandi o la seleziona sposta. L'area in cui il personaggio può muoversi brilla. L'ampiezza di quest'area dipende dal livello S, livello sfera del personaggio. Il livello sfera aumenta guadagnando AP, punti abilità in battaglia. Con gli AP il personaggio può aumentare il livello sfera e muoversi nella sferografia. Chi non partecipa alle battaglie non ottiene AP e quindi non può svilupparsi. Il livello S attuale di Tidus è 4, quindi può avanzare di 4 spazi. Tuttavia, se avanza troppo rapidamente, si potrebbe lasciare di tutte le somatosfere inattive, rallentando così lo sviluppo. Vabbè, ora spiegherò brevemente. È molto semplice, più di quanto lo facciano apparire. Semplicemente questa sferografia è come un albero delle abilità, praticamente di Final Fantasy X. Chi mastica i videogiochi saprà cos'è un albero delle abilità. È semplicemente una serie di nodi ramificati, come appunto delle radici o come dei rami di un albero, in cui è possibile apprendere delle abilità rappresentate appunto da alcuni di questi nodi, oppure delle capacità fisiche, insomma degli aumenti di statistiche per potenziare i propri personaggi. Questo è. Il livello sfera è semplicemente il numero di spazi che con cui insomma possiamo muoverci nella sferografia, e poi si usano queste sfere qui, energosfera, magicosfera, eccetera eccetera, per attivare i vari nodi, cioè per attivare i vari cerchi, ognuno dei quali dà bonus diversi ovviamente, quindi potenzia la forza fisica, potenzia la difesa fisica, oppure fa prendere abilità, aumenta i punti salute, i punti magia, insomma tutto quello che può potenziare un personaggio. E appunto ognuno di questi nodi può essere attivato solo dalla sfera corrispondente, le sfere si ottengono in vari modi, in battaglia e così via. Mamma mia, come lo tirano per le lunghe. Sì, è molto grande. Infatti è una delle cose che preferivo di Final Fantasy X. Ha un ottimo sistema di progressione e di sviluppo dei personaggi. We've found some ancient ruins right beneath us. It's not active now, but there should still be some power left. We're gonna go down there and activate it. And then we should be able to salvage the big prize. Mm-hmm. Okay, let's get to work. Roger. Lui ovviamente fa il figo anche perché è abituato a stare sott'acqua da questo sport. Come si apre il menu? No, non è quello che volevo fare. We'll go as soon as you're ready. Ma salviamo la partita. Stavo dicendo, salviamo la partita, no. Eccolo, con V. Con V si apre il menu. Però non è il menu. Ah sì, è il menu che voglio, perché voglio sviluppare Tidus. Spostiamolo. Così possiamo ottenere l'abilità incentivo. Ok. Comunque voglio salvare, quindi torniamo alla nave. We'll go as soon as you're ready. Ho negato con la tastiera, non c'è niente da fare. Una volta al PC giocavo quasi solo con la tastiera, anzi solo con la tastiera. Poi da qualche anno a questa parte ho iniziato a giocare con il gamepad, con il controller, e da allora non sono più tornato indietro. Fino a questo momento. Come potete vedere, questi personaggi si immergono così sott'acqua e possono rimanere per sempre sott'acqua, senza respiratori o cose del genere, che è assolutamente assurdo, però in realtà non così tanto, considerando che siamo in un mondo fantastico, ogni mondo fantastico ha le sue leggi, se queste leggi sono diverse dalle nostre, aumenta la potenza di difesa fisica della squadra, è importante stabilirlo subito, cosa che il gioco ha fatto, perché ci ha mostrato subito come il nostro Tidus e altre persone possano tranquillamente stare in acqua senza dover respirare, senza almeno dover usare apparecchiature e cose del genere, indefinitamente, e come possano anche muoversi in modo assolutamente impossibile per noi in acqua. Quindi in questo mondo la fisica funziona in modo diverso, evidente, in particolare la fisica dei fluidi, l'acqua, insomma,
l'ossigeno, tutto quello che riguarda la respirazione sott'acqua è completamente diverso, e anche il movimento, no? Quindi la pressione, tutto il resto è tutto diverso. Come ho detto, l'importante è stabilire subito questa cosa, perché se fingiamo che il mondo segua le nostre leggi fisiche e poi all'improvviso facciamo vedere che le cose non sono proprio così, perché mettiamo delle scene assolutamente impossibili e impensabili utilizzando la nostra fisica, allora si crea il problema, perché il lettore, lo spettatore, quello che è, dice: ma che cacchio sta succedendo? Non è possibile una cosa del genere. Dice: è assurdo, è una brutta caduta, magari è un errore dello scrittore. E noi non vogliamo che qualcuno pensi una cosa del genere, perché poi comincia anche a leggere oppure a guardare la storia in, diciamo, con delle lenti più critiche, più severe, dubitative, no? Scettiche, avvelenate. Quindi direi che il gioco ha fatto un buon lavoro in questo senso, mettendo subito bene in chiaro questa cosa, questa stranezza. Che poi ha molto senso dal punto di vista del gameplay, perché ci permette appunto di fare tutto questo senza problemi, quindi evidentemente questa cosa andava fatta. Granata, penso che ci serviranno. Vai. Per due, ecco qua. Siamo arrivati alla X. Osserva. Anche qui, tra l'altro, possiamo vedere che c'è una tecnologia apparentemente fantascientifica, o comunque a noi sconosciuta, inusuale, bizzarra, un po' come abbiamo visto in Zanarkand. Quello aveva tutta l'aria di essere un boss, quindi io direi, ho sbagliato tasto, direi, curiamoci un attimo. E prepariamoci a lanciare un sacco di granate. Musica del boss. Ok, Tidus ha la sua super mossa. Però prima usiamo il centico. Gladius, colpo spirale. Cosa fa? Si è nascosto. Gli attacchi fisici non lo colpiscono. A volte durante la battaglia compare la scritta extra sopra la finestra dei comandi. Si visualizzeranno dei comandi addizionali. Ovvero sia, chi va là, recupera HP e osserva la situazione. Bel colpo. Urge l'uso di una pozione.
usiamo un'altra pozione. Niente, continua a fare questo giochetto. E noi continuiamo a usare Kivala. Tenaglia. Lo prendono in entrambe le direzioni. Da entrambe le direzioni. Ok, sembra che l'abbiamo già sconfitto. Tipo se è salito di livello. Sì, praticamente in questo gioco i livelli sono i livelli della sferografia. Molto semplicemente. Sembra che in qualche modo siamo riusciti ad accendere questa stazione sommersa, abbarbicata su uno scoglio gigantesco. Oh mamma. Prospettive incomprensibili. Stiamo andando più giù. Sì, stiamo andando più giù. Beh, è chiaro a questo punto che non credo si trattasse di un sogno. Non credo si tratti di un sogno. Evidentemente quella cosa che ci ha praticamente inghiottiti nel filmato della prima puntata ci ha catapultati qui nel bel mezzo del nulla. In mare aperto. Un'aeronave. Uff, ruftu, tungo dib. Uè, uccetta! Hey! Hey, I helped out, didn't I? Una sbobba di pixel. È invisibile. Sarebbe bello, se il protagonista di una storia morisse così. All'improvviso perché ha mangiato troppo. Fine della storia. It's 'cause you eat too fast. Non sembra molto turbato di tutto quello che è accaduto. Hello there. What is your name? Riku. Wow! You really do understand. Woohoo!
proprio inquietante il modello del personaggio. L'hanno peggiorato tantissimo con la remaster. I didn't get a chance to. Everyone thought we were a fiend. We? Oh, we means you. Who are you guys anyway? We're Albed. Can't you tell? Wait, you're not an Albed hater, are you? I don't even know what an Albed is. Where are you from? Xanarkand. I'm a blitzball player. Star player of the Xanarkand Abes. Did you hit your head or something? You guys hit me? Oh, right. Do you remember anything before that? So I told her everything there was to tell about Xanarkand. Ecco che ti torna la voce. About life there, Blitzball, and Sin's attack. And about how Aran and I were engulfed in this light. Sì, I just said things as they came to mind. But then I started to wonder. Did I say something funny? You were near Sin. Don't worry, you'll be better in no time. They say your head gets funny when Sin is near. Maybe you just had some kind of dream? You mean I'm sick? Because of Sin's toxin, yeah. You sure? Yeah, there is no Xanarkand anymore. Sin destroyed it 1,000 years ago. Oops. So no one plays Blitzball there. Huh? What? What do you mean, 1,000 years ago? But I saw Sin attack Xanarkand. You're saying that happened 1,000 years ago? No way! Ok, questo sì che è un colpo di scena. Quando lei ha detto Sin, abbiamo capito che ci fosse qualcosa, insomma, in comune tra noi, perché anche lei, o comunque loro, conoscono questo Sin che ci ha attaccati. Però poi viene sganciata la bomba, dice Xanarkand è stata distrutta 1000 anni fa. Come si spiega questa cosa? Siamo stati per caso proiettati nel futuro in qualche modo, oppure siamo solo intossicati da Sin? Tenuto dizionario Albed 1. Ha imparato un po' di Albed. Y uguale A. Vuoi apprendere una lingua esotica? Cerca il dizionario di lingua Albed e... ha conseguito il livello di Albed. Ecco quello di cui quello che insomma non ho, che ho taciuto prima, è il fatto che diciamo la lingua Albed non viene tradotta dal gioco, perché siamo noi a doverla tradurre raccogliendo man mano questi dizionari. Il gioco la traduce automaticamente in base ai dizionari che abbiamo. Per esempio adesso questa Y apparirà sempre come A, cioè come la nostra diciamo lettera tradotta. Però tutte le altre lettere rimarranno, insomma, in Albed. E la cosa è simpatica perché in realtà, da quel che mi ricordo, se con un file di salvataggio hai trovato, per esempio, tutti i dizionari, facendo un altro file di salvataggio, iniziando il gioco, un nuovo gioco con quel nuovo file di salvataggio, dovresti comunque poter leggere tutti i dialoghi dall'inizio nella tua lingua. Così mi pare, non sono sicurissimo di questa cosa, è passato troppo tempo. Però mi pare che sia così. You said you play Blitzball? Uh-huh. You know, you should go to Luca. Someone might know who you are, or you might find someone you recognize. Luca? Ok, leave it to me. I'll get you to Luca. Promise. You'd rather stay here? Ok, I'll go tell the others. Wait here. Oh, and one thing.
Don't tell anyone you're from Xanarkand, okay? Devin says it's a holy place. You might upset someone. Oh, uh-huh. La terra santa di Yevon. Tra l'altro anche il baseball è una cosa che abbiamo in comune. Oltre a sì. Some kind of holy place? Yeah, right, I thought. Since when? Beh, sono passati mille anni. Sin? Luca? I thought Sin just took me to a faraway place that I can go back in a day or two. But a thousand years into the future? No way! Whoa, whoa! Ecco. Fine puta! I tonic! Parlavamo di Sin. Wow! Non è che porta seccia questo personaggio e attira Sin. Adesso saremo 2000 anni nel futuro. Incredibile come si salvi sempre in qualche modo. Riku! Anche se contando che possono respirare sott'acqua. Infatti perché prima ha boccheggiato? Strano. Blitzball! Hey, you okay? Hey! Dove c'è Blitzball c'è casa. Scusate, ma vado un attimo in cerca di qualche cesta prima di salutarvi. Mentre voi aspettate là. Come l'hanno detto. Arrivo. Starting to look up. Notate la differenza tra i modelli. Who you play for? The Xanarkand Aves. Non ha imparato la lezione. What team you say again? I meant forget that. I got too close to Sin and my head's all foggy like. So I don't know where this place is or even where I came from. Sin's toxin got to you, but you're still alive. Praise be to Yevon. All right, back to practice. I'm Waka, coach and captain of the Besaid Aurochs, brother. What? You hungry?
Okay, back to the village. I'll get you something. Dicevo, guardate la differenza tra i modelli, perché Waka ha un nuovo modello proprio come Tidus, dato che è evidentemente un personaggio importante, e anche in questo caso l'hanno cambiato un po', però meno di Tidus, diciamo, mi pare, da quel che mi ricordo. Comunque questa scena è niente male, perché mostra uno quanto sia importante il Blitzball per Tidus, che alla fine rappresenta un po' la sua identità, dal momento che lui di mestiere praticamente è il lasso dei Zenarkand Apes. E poi anche come questa cosa lo faccia sentire, diciamo, molto più a suo agio e meno perso, no? Incontrare altre persone che praticano questo sport come lui, e quindi non è più in un posto così esotico, dal momento che anche loro giocano a Blitzball. Ognuno di loro ha l'uniforme della squadra, questi Bezedo Aurochs, così si chiamano, e adorano questo Yevon, a quanto pare. I felt like I could trust this Waka, so I just had to ask. It's true Zanarkin was destroyed, right? 1,000 years ago? So it's just a big pile of rubble now, isn't it? Long time ago, there were a whole lot of cities in Spira. Big cities with machina, machines to run them. People played all day and let the machina do the work. And then, well, take a look. Sin came and destroyed the machina cities. And Zanarkand along with him. Yeah, that was about 1,000 years ago, just like you said. If you ask me, sin's our punishment for letting things get out of hand. What gets me though, is we gotta suffer. Because of what some goofballs did way back when. Of course, we must always repent for our sins. Chester. That's important. It's just that it's hard to keep at it sometimes, you know? It was just as Riku said. Waka and Riku couldn't both be lying. Why would they? Well, you from the Zanarkand Apes, that was a good one, huh? Hey, I'm not saying the team never existed, yeah? But you gotta figure, a team living in luxury like that be pretty soft, eh? I appreciated the fact that Waka was trying to cheer me up. But at that time, all I could think about was everything that happened to me. All this started with Sin. Maybe if I could find Sin one more time, I could go home. For now, I'd just live life until that time came. No more worrying about where or when I was. Sure, it was hard not to think of home, but I started to feel better already. A little better, maybe. A quanto dice Waka, quindi, tutto quello che noi pensavamo fosse una specie di civiltà fantascientifica è andata completamente distrutta, come dimostrano queste macerie. Possiamo immaginare quindi che la società in cui ci troviamo adesso sia molto diversa da quella dalla quale siamo partiti, da quella del mondo ordinario di Tidus. Infatti, adesso vedremo. In ogni caso, interessante anche il modo di presentare Waka, molto funzionale, perché ci ha mostrato insomma il gioco come il personaggio sia una persona affabile, positiva, calorosa, accogliente, che trova un estraneo praticamente perso in mezzo all'oceano e cerca di tirarlo su di morare, ed è così, diciamo, espansivo nei suoi confronti. E quindi subito Waka in questo modo ci fa un'ottima impressione, e la prima impressione conta tantissimo quando si parla di personaggi, no? Perché se un personaggio ci fa una cattiva prima impressione, difficilmente poi riesce a conquistarci dopo. Invece un personaggio che parte bene, ovviamente parte con un grande vantaggio. Anche un'altra cosa però ci ha mostrato praticamente il gioco di Waka con le sue parole, che è una persona particolarmente credente, ovviamente. Dal momento che faceva tutto questo discorso sui peccati che devono essere espiati, eccetera. Adesso non sappiamo se lo è in generale questa nuova società in cui ci troviamo, oppure se Waka è particolarmente religioso o cose del genere. Scopriamolo. Poche battute, ma che hanno uno scopo, che hanno un senso, e già questo è tanto per un gioco di ruolo. Dove di solito i dialoghi servono solo a fare colore, non hanno una vera funzione narrativa la maggior parte delle volte. Che è quello che si dovrebbe evitare. Huh?
What's the big idea? Pensate che sogno un mondo in cui non puoi annegare. Allora, abbiamo anche il nostro Wakka a combattere con noi. Ambliopia, infligge status blind a un nemico per 3 turni. Ovviamente Wakka lancia il pallone da blitzball. Nei fantasy lo sport viene spesso un po' tralasciato quando appunto è un elemento estremamente importante e influente dal punto di vista culturale. E se lo sport esiste in un fantasy, di solito sono quelle assurdità tipo arena gladiatoria in cui la gente si massacra. Ma uno sport che sia uno sport come lo concepiamo noi non si vede tanto spesso, quindi il blitzball è un esempio di questo, ed è un esempio ben fatto comunque, perché già il gioco mostra quanto come un vero sport del resto sia influente, in grado di unire due persone che vengono da 1000 anni di distanza, no? Che è una cosa pazzesca a pensarci, però potrebbe funzionare. 1000 anni fa sicuramente il calcio non c'era come lo conosciamo noi, ma magari tra 1000 anni ci sarà. Quindi se facessimo un viaggio nel tempo, il nostro Cristiano Ronaldo potrebbe fare amicizia con qualcuno. Pugilato c'era, ovviamente era completamente diverso da adesso, però qualche similitudine col Cestus, mi pare, romano, per esempio. O con quello greco, sicuramente. Anche se in Grecia era più, mi pare, il pancrazio come tipo di sport che univa lotta e striking. Certo non è uno sport che può unire chissà quanto il pugilato rispetto a un gioco di squadra, diciamo, come il calcio, ovviamente. Tutto questo ambaradan, Tidus non ha perso la sua spada, non sappiamo dove la tenesse, non vogliamo saperlo, sappiamo solo che ce l'ha ancora in mano. Teams in Spira will be there. It's so huge, I'm sure someone there will recognize you. Then you can go back to your old team, right? It'll be fun. What do you say, huh? Come on, come on. Sure thing. Dude, our team is gonna rock, eh? I thought then that Blitzball and Sin were the only two things that Spira and Zanarkand had in common. Spira. I wasn't too far off either. Non ci ha detto nulla questa voce, non ci dice mai nulla. Continua a non capire perché. I started Blitz when I was 5. I joined the Aurochs at 13, 10 years ago. 10 years.
and we never won a game. Well, after last year's tournament, I quit. Time seemed right. So, after quitting, I got this new job, yeah? But every time my mind wandered, I thought about the game. 10 years without a single win will do that. My first match last year was my big chance. But something else was on my mind. I couldn't focus. Nice excuse. Hey, hey! So, you want to win the next tournament? Go out with a bang. So, what's our goal? I don't care how we do. Long as we play our best. If we give it our all, I can walk away happy. No. If I say, what's our goal, you say, victory! When you play in a blitzball tournament, you play to win. Victory? You're serious? Sviluppiamo difesa fisica. E di qua rapidità. Povero Waka non ha mai vinto una partita, è qualcosa di incredibile, 10 anni di sport, qualcosa di terrificante. Poverello. Questo già, come vedete, si inizia sempre a introdurre il personaggio cercando di accattivarcelo in qualche modo, no? E anche in questo caso si vede che c'è un tentativo di creare l'empatia per Waka, facendoci vedere che la sua è una squadra di perdenti, facendoci vedere che lui si era ritirato ma non poteva fare a meno che tornare al Blitzball, facendoci vedere che vuole praticamente andarsene col bo facendo il botto, no? After surviving your run-in with Sin, it would be a shame if something happened now. Who are they? Luzu and Gata, Crusaders. Huh? Crews of what? What? You forgot that too? Hey, sorry. Don't worry about it. I'll help you out. Cool. In return, come tournament time, I'll make sure we take the cup. Cool. About the Crusaders, you can ask them yourself. They got a lodge in a village. Dicevo che lo stesso Waka ha detto di volersene praticamente andare con un bang, nel senso di voler vincere per poi ritirarsi, quindi vuole fare una vittoria in grande stile per il suo ritiro, quindi sappiamo anche questo. Deluderlo sarebbe orribile, quindi anche in questo caso abbiamo un motivo in più che ci spinge ad avvicinarci al personaggio, no? Un'altra cosa, sono stati tradotti con miliziani, in inglese era Crusaders, quindi crociati, quindi ancora anche questa categoria di personaggi come quelli che abbiamo appena incontrato hanno un riferimento religioso. Eccoci qua. They got any food there? We'll get you something over there later. Take a look around first. Mamma mia, dire villaggio è... Crusader's lodge is over yonder. Luzu and Gata are usually there. Verbole. Tre capanne. All right. Over here. Huh? What's up? You do remember the prayer, right? Che roba è? Of course I'd never prayed before in my life. Not that he would know that. You... must have forgot or something. Here, I'll show you. Go ahead, you try. Now, go present yourself to the temple summoner. Any blitzball player would know that prayer.
It was the blitzball sign for victory. Oh, interessante. Interessante. Uno è il clipping che c'è stato con la mano di Wakka che è entrata nel collo di Tidus, ma a parte questo, noi abbiamo già visto due ragazzini alla partita di Blitzball iniziale a Zanarkand, che tra quelli che volevano insomma l'autografo di Tidus, li abbiamo visti fare questo preciso simbolo, ed ecco perché. Perché in realtà questo segno è il segno della vittoria del Blitzball, infatti fanno una specie di pallone con le mani. E invece qui Suspira, a quanto pare, è un segno di preghiera con cui la gente si presenta l'una all'altra. Molto interessante questa cosa. Coda di Fenice in tutti i Final Fantasy fa rivivere un alleato caduto. Che ti sei messo? Che ti sei chiamato un gualla, come dicono a Napoli? Ancora segno. Fedele a Yevon. Sto cercando un punto di salvataggio. Ecco Wakka. Go present yourself to the temple. Ok. Andiamo dall'invocatore prima di salvare. Questo è il tempio, chiaramente. Quindi sì, sono particolarmente religiosi a quanto pare in questa società. Praticamente quel villaggio è sorto intorno al tempio, quelle sei capanne, insomma. It was then, standing in that place. I began to realize how different this world was from my own. Che è un mondo col concetto di sacro, che a quanto pare quello di Tidus aveva dimenticato. Questa è l'impressione che dà con questa battuta, diciamo. Comunque no, forse è meglio salvare prima di andare avanti, perché rischiamo di allungare troppo il brodo. Forse qui c'è un punto di salvataggio. Nope. Telai, le stoffe di Beseit. Questa forse è la tenda dei miliziani. Infatti, qui c'è un bel punto di salvataggio. Hey, you! You were attacked by Sin, right? Recent? I think so. So, Sin can't be far. You're not hiding anything, are you? Why would I? If Sin's nearby, it'll attack the island for sure. But it hasn't. I wonder why. I'm sorry. I really don't know anything. To tell the truth, I don't even know what the Crusaders are. You're kidding, right? Sin, the toxin. Gotta tell him who we are. Yes, sir. The Crusaders are sworn to battle Sin. We have chapters throughout Spira, accepting all who wish to join our struggle. The hero Mihen formed the Crusaders 800 years ago as the Crimson Blades. Later, our ranks grew and we called ourselves the Crusaders. We've been fighting Sin ever since. What? You've been fighting 800 years and you still haven't beat it? Well, we've steered Sin away from towns many times. And that's all we can do. Nobody's ever been able to defeat it. Our mission as Crusaders is to protect the temples, towns, villages, and people of Spira. So, then whose job is it to defeat Sin? Is Sin's toxin really this bad, sir? It does seem rather bad. We could just tell you, but I think it better for you to try and remember. Go pray at the temple.
Perhaps Yevon will help you regain your memory. Interessante, quindi 800 anni fa hanno istituito questi crociati per combattere Sin, quindi sembra che da quei 1000 anni fa Sin non si sia più fermato. Ecco qua, abbiamo salvato, direi che può bastare per oggi. E quindi, ecco qua, eccoci qua. E quindi direi che anche per questa volta è andata. Ci vediamo la prossima volta con la terza puntata. Come avete visto, insomma, cominciano ad esserci degli sviluppi interessanti. Ci troviamo in un altro mondo, nel mondo straordinario. Quindi Spira è il nostro mondo straordinario, quando chiaramente Zanarkand era il nostro mondo ordinario. E vedremo cosa succederà. Ciao!